Bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E bentornata a Effetto Notte a Maria Rosario Maggio, che ci fa un bellissimo regalo, ci apre le porte della sua abitazione romana dove tutto ci parla di cinema, di teatro, insomma di cultura. E sei un vulcano, Maria Rosario, ce lo racconterai nel corso di questa puntata. Io vorrei partire da un personaggio che tu hai interpretato e che è in qualche modo una tua compagna di viaggio, Oriana Fallaci, una scrittrice che è nel cuore di tutti noi. Possiamo definire un po' in qualche modo Oriana Fallaci una tua sorella, che in questi... Una zia. Oriana mi chiese di interpretare un suo audiolibro nel 2013. Lei desiderava La rabbia e l'orgoglio, desiderio che si è realizzato soltanto nel 2019, in realtà. Ma nel frattempo l'ho interpretata alla radio, ho interpretato il suo libro postumo, Un cappello pieno di ciliegie. È proprio lì che mi vide Baida. Mi vide nel sito della Fallaci leggere delle pagine da quel libro. E guarda, mi è fatto venire in mente che Giorgio Albertazzi venne a vedere lo spettacolo e mi disse: mettiti l'animo in pace, ragazza, perché questa Oriana sta a te fino a 100 anni come a me Adriano. E così è stato. Così è stato. Cigante nel viaggio, zescam c'è strazza. Questa intervista io ci guadagno o ci perdo? Senta, Vauenza, se a far questa lei ci guadagna o ci perde, io non lo so, in quanto dipende da ciò che mi dirà. E le domande le faccio io. Incominciamo. Senti, tra l'altro, appunto, con cose anche molto divertenti, perché praticamente che cosa è successo? Hanno pubblicato i libri in Polonia? Ah sì, ho una bellissima lettera di Vaida che mi ha detto: guarda come ti ho scelta bene, perché quando hanno pubblicato, perché non era ancora stata pubblicata se non clandestinamente la Fallaci, hanno sbagliato la copertina e hanno scelto una mia foto di scena invece che una dell'Oriana, per cui la Rizzoli disse: magnifica copertina, ma questa è l'omaggio, non è la Fallaci. E poi c'è qualcosa di lei che porti sempre con te, vero Maria Rosario? Non porto sempre con me, porto con me il cameo che ho anche nel film, che il nipote Edoardo mi ha affettuosamente regalato. E nella pelliccia ho trovato un mozzicone di Nat Sherman, perché nel film io fumavo le Lark rosse, sigarette fuori commercio, che, come ti raccontai a Venezia, io ho dovuto comprare in un'asta su internet, perché erano sigarette fuori commercio. E poi ho trovato questo e non l'ho gettato, l'ho messo in questo scatolino d'argento ed eccola qui. Fallaci sicuramente la porti con te anche oggi, e poi tu hai fatto degli incontri pazzeschi nel corso della tua carriera e ancora ne stai facendo. Sono un po' disordinati perché non ho la sindrome di Gloria Swanson, nel senso che guarda, mi auguro, ti aiuto io e soprattutto a fare... non ho von Stroheim, se me lo fai tu, no, beh, quello mi sembra troppo. Mi riorganizzi. Senti, ma l'incontro con Thomas Milian com'è andato? Come mai? Perché quando farò fuori mi dovrà guardare in faccia. E dovrà guardare in faccia e tremare di paura. Ma non ti rendi conto che stai diventando un kamikaze della violenza di Stato? Torniamo ai vecchi metodi, ti dispiace? Per te ha segnato anche il debutto con le pellicole di grande successo, che tuttora vengono trasmesse, no? Squadra Anticipo e Roma Mano Armata sono due cult. E Thomas, a parte il berretto che la grande Sandra Gardini aveva inventato per lui, io avevo 17 anni e mezzo quando ho girato quei due film contemporaneamente, usciti anche contemporaneamente. Ricordo che a Roma, all'Adriano, c'era Roma Mano Armata, e all'Ariston, oggi è tutto multisala Adriano, riapritelo, riaprite il cinema. In Spagna sono aperte le sale. Sono aperte, metà della capienza, posti distanziati, non c'è stato un solo caso di Covid dato dal capo del cinema. E poi vorrebbe dire che le cose andrebbero anche meglio, no? Insomma, quindi ce sì, l'auguriamo sì, per davvero. Sì, auguriamocelo. Mi manca il cinema, come diceva Gigi Magni, ci
ci vuole il lenzuolo, diceva Gigi, perché noi siamo piccoli sotto il lenzuolo e allora arriva la pistola di John Wayne, che è così grande e tu diventi piccolo che c'hai paura. E così il bacio della Berman nella finestra sul cortile che arriva e bacia tutti uno a uno. E così Magni mi raccontava che cos'è il cinema, il grande Gigi, mentre giravamo Il Generale, ad esempio, con quell'attore meraviglioso che era Erland Josephson. C'è un aneddoto carinissimo, veramente carino. Gigi, vedi, chiacchierando con te, sì, mi vengono in mente delle cose. Gigi aveva imparato l'inglese durante la guerra, già lo parlava, ma lui faceva, come nell'aeronautica, credo quello che comunicava l'aereo, le cose, le posizioni, eccetera. Quindi parlava quasi in codice, no? Però spesso traduceva dal romano. Mentre eravamo nel Parlamento cisalpino, Gigi, c'erano 6 macchine da presa nascoste nella... E Gigi fa: Erlan, Marò, make me a number. Make me a number, fatemi un numero, sarebbe. E Erland mi guarda, come dire, cioè, che cosa dobbiamo fare? Pensava, no, che invece che le battute doveva dire i numeri, certo, come faceva Fellini, no? Pensava. E allora io traduco, spiego a Erland che voleva dire un gioco di sguardi e di piani d'ascolto che gli faceva così. E questa cosa, make me a number, praticamente è durata durante tutta la lavorazione. Senti, invece con Sean Connery com'è andata? Perché anche lui ti ha fatto un regalo, forse. Com'è andata? Allora, Sean era molto amico di una mia amica e a parte che lo avevo conosciuto anche a Londra, perché io ero stata scelta per interpretare For Your Eyes Only. Solo per i tuoi occhi, per i tuoi occhi. Però non c'era, sì, Sean Connery, infatti, c'era Roger Moore. Però era a Londra, eccetera. Tant'è vero che mi fu data tutta la dotazione della Bond Girl. E poi l'ha fatto Carol Bouquet. Perché la United Artists francese è diventata maggioritaria. E quindi, essendo minoritaria l'Italia, io sono anche stata pagata, devo dire, ho fatto la prova costume. Probabilmente abbiamo le stesse misure, perché la muta della scena sott'acqua era stata fatta. E c'è questo ricordo, no? Anche. Ho questo ricordo, ma Sean invece, mentre girava Il Nome della Rosa, qualche volta è venuto a cena qui e amava molto i miei spaghetti shue shue, diceva, pomodorino shue shue. Pomodorino di sue sue. E quindi arrivò con un'amica e mi ha portato poi da Londra questo piccolo cestino per metterci i dolcetti insieme a questa amica. È un ricordo bello. Poi l'ho rincontrato e l'ho premiato con il Marco Aurelio al primo Festival del Cinema di Roma. Insomma, quindi anche in questo lavoro nascono delle belle amicizie, no? Che durano e resistono nel tempo. E penso che con Franco Nero. Mm-hmm. Con Franco siamo veramente amici. Allora, ci fermiamo un momento, Maria Rosaria, ti interrompo qualche minuto di pubblicità e torniamo e parliamo di Woody Allen. Eh sì, perché c'è un altro incontro da raccontare, Maria Rosaria Maggio, Woody Allen, restate là, ci troviamo tra pochissimo. Allora, bentornati, Maria Rosaria, altro incontro, quello con Woody Allen, no? Che ha girato a Roma e tu sei stata scelta come uno degli interpreti del suo film. Com'è andata? E mi avevano detto, mentre scendevo, non toccarlo, non gli puoi dare la mano, è ipocondriaco, non può essere toccato. A parte che c'era una segretezza, io sono scesa da questa roulotte, gli occhiali neri, tutta
con una grande attenzione. Appena ho fatto due passi, il cameriere del bar dell'angolo ha detto: che bello, signor Omaggio, c'è pure lei nel film. Quindi, insomma, era il segreto di Pulcinella. E avevo questa borsa, è arrivato Woody e ho tirato fuori dalla borsa il suo libro e gli ho detto: questo l'ho comprato nel mio primo viaggio a New York quando avevo 20 anni, ed era Side Effects, un suo libro. E lui dice: che bello, la prima edizione. Mi fa la dedica e poi dice: ma questo mi piacerebbe averlo. Dico: no, ho una cosa per te, il CD con il programma di sala di Chiama la Vita che avevo interpretato nell'Auditorium delle Nazioni Unite. E la Woody mi ha detto: mi prende la mano, lui, tenendomi la mano, e tutti i paparazzi nascosti, clicca, 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 e tenendomi la mano dice: ma come fai a sapere che mi piace Calvino? Ho detto: Woody, io amo te, amo Calvino, pensavo che anche voi due vi piaceste. Lui ha sorriso e la sorella è arrivata in grande corsa a vedere com'era sana questa attrice che Woody aveva persino toccato. Credo che un incontro molto importante che significhi molto per te sia stato anche quello con l'UNICEF. Tu sei Goodwill Ambassador, ambasciatrice di buona volontà, e per te davvero questa cosa dei bambini è stata una missione, no? È importante perché io non amo molto quelli che si lamentano e basta. Tutti un po' ci lamentiamo di come va il mondo. E dico che per cambiare il mondo, per migliorarlo, c'è un'unica cosa che si può fare: occuparsi dei bambini, perché sono gli adulti di domani. Comunque l'hai portato anche nel tuo cinema questo, perché tu hai diretto un cortometraggio che lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, che si intitola Hey You, sarebbe a dire Ehi tu, e c'è questo bambino. E sono le uniche due parole che vengono pronunciate. Che è un omaggio al Monello, ma anche forse a questo abbraccio per l'infanzia che ognuno di noi deve avere, no? Perché veramente occuparsi dei bambini è anche per ognuno di noi recuperare, no? Se vogliamo, anche il se stesso bambino, no? Certo, perché in qualche modo è lo stupore infantile, come diceva Elemir Zolla, è il candore, è questo straordinario Gabrielino Davoli, che è il mio protagonista, che si muove sulla musica classica, riarrangiata però dalla PFM, che rende questo ritmo in omaggio a Chaplin, di questo bambino che si addentra in una New York anni 30 sulla strada costruita dal grande Dante Ferretti, ho girato a Cinecittà, e che scopre poi anche il teatro, il movimento e il cinema. Senti, a questo punto il cinema per te che cosa è? Soprattutto, immagino tu lo segua anche, no? Sei appassionata, cioè cosa vedi? Sapessi come mi manca andare al cinema, perché per quanto mi piacciono alcune serie, il cinema è la possibilità di raccontare un sentimento provandolo. Chissà perché i grandi del passato hanno spesso avuto degli interpreti iconici. Appunto, parlavamo di Josephson, l'attore di Bergman per eccellenza. Ha fatto da Scena da un matrimonio, il Settimo sigillo, cioè ha fatto tantissimi film con Ingmar Bergman, così come Mastroianni e La Masina ti riportano immediatamente a Fellini, per esempio. O anche Visconti, ci sono degli attori che Buñuel. Oggi è più difficile. Ho un'ultima curiosità: io so che tu sei anche istruttrice di Tai Chi, e allora è questo il segreto della tua forma formidabile, non solo fisica, credo, ma anche di questa grande pace e serenità che abbiamo oggi visto e che ci hai raccontato in questa intervista? Il Tai Chi Chuan, che poi diventa Jianze, c'è spada e Shanze e ventaglio, perché io ormai dopo tanti anni uso anche le armi, e forse di più di Wushu, cioè di più di arte marziale, è in qualche modo è una disciplina.
per poter dare un calcio o per poter dare un colpo o per poter utilizzare un ventaglio o una spada, è sicuramente necessario imparare a conoscere il proprio corpo. Però io, quando dice, ma è un'arte di difesa soprattutto da noi stessi, perché conoscersi non solo serve per interpretare meglio, ma serve soprattutto per essere capaci di essere se stessi, di accettarsi. E credo che questo sia l'unico motivo per cui nasciamo e viviamo. Grazie a Maria Rosario Maggio, grazie per aver partecipato a Effetto Notte. Allora, noi la prossima settimana non andremo in onda, lasceremo posta ai riti della Settimana Santa, ma appunto ci ritroviamo puntuali il venerdì successivo, sempre dopo il film e sempre su TV 2000. E voi restate là perché abbiamo i film da vedere. Se c'è una cosa che ho imparato sull'essere mamma è che genitori e figli No! sono sempre in disaccordo su una cosa. No! Le regole. Ma dire no 50 volte all'ora? No, assolutamente no! No e poi no! Fa parte del lavoro. Una divertente commedia per tutta la famiglia, tra i film più visti in questo momento nelle classifiche Netflix in America, Yes Day, che racconta come dopo tanti no, in famiglia si possa stabilire una tregua con il giorno dei sì. Jennifer Garner, interprete e produttrice del film e mamma di tre figli avuti dall'ex marito Ben Affleck, ha voluto portare sullo schermo il libro che per lei è stata una svolta. Da anni ormai concede ai suoi tre bambini uno Yes Day, un giorno intero in cui si fa meno dei divieti. È il giorno dei sì! Chi è pronto per il giorno dei sì? Che poi, secondo noi, questo Yes Day va tradotto semplicemente con esserci, perché si sta con i figli, si condivide, assecondando piccole e un po' folli richieste, come quella di fare una buffata di gelato, di lanciarsi in una sfida con i palloncini o entrare in un autolavaggio con i finestrini abbassati. Finestrini abbassati! Che cosa? Che facciamo? Una parola, due lettere, N-O. Finestrini abbassati! Ragazze! Ciao! Ehi, svitato! Ehi, come ti senti? Stanca. Grazie di essere qui. Non me lo sarei perso. Nella famiglia Tig, formata da un giornalista, il premio Oscar Casey Affleck, sua moglie Nicole con il volto di Dakota Johnson e le loro due figlie, si consuma invece un dramma. Ad aiutarli ad affrontarlo il miglior amico della coppia, l'amico del cuore, interpretato da Jason Segel. Quando Nicole viene diagnosticato un cancro, si trasferisce a casa loro, aiuta le bambine, sostiene il suo amico fino all'ultimo. Sei via da 3 mesi ormai, dovevi stare via un paio di settimane. Cos'è cambiato? Disponibile su Amazon, il film è tratto da una storia vera e ci spinge a farci una domanda. Una grande amicizia può aiutare a superare il dolore di una grande perdita? Anche Nicole è la mia migliore amica. Sono felice di essere qui. Abbiamo visto il vento reale. Il vento reale è la risultante tra il vento apparente e quello di velocità. Assistente. Genitori, figli, ma anche una scelta difficile da fare in giovani età. Sono i temi al centro della produzione originale Netflix sulla stessa onda che da Palermo e San Vito Lo Capo, che fanno da sfondo alla pellicola, sbarca in 19 paesi di tutto il mondo. È il vento apparente che è la risultante tra il vento reale e quello di velocità. Giusto. Giusto. I due giovani protagonisti, impegnati in gare di vela, vedono sbocciare quell'amore adolescenziale che dal tempo delle mele in poi ha cambiato le vite di molti, al cinema e nella realtà. Ti è fatto male? No, non è niente, è solo una storta. Ma in questa storia il destino è in agguato e Sara scoprirà ben presto di essere affetta da una malattia degenerativa. A Lorenzo il dilemma, scegliere di amarla comunque o no? Mentre i genitori hanno il compito altrettanto complesso di aiutare e sostenere i ragazzi in un momento di crescita e cambiamento. E la nostra Donatella Finocchiaro è la mamma di Sara. Questo film, oltre a parlare appunto di malattia, parla principalmente d'amore, no? E quindi dare questo messaggio per i ragazzi è in questo momento ancora di più è importantissimo. Credo che sia un messaggio di grande positività.